ci vuole un'altra medaglia d'oro, ma non basta la sua frazione, ci vuole una gran frazione anche degli altri. Partito come un ossesso anche Enrico Balzemin per la Atletica Vicentina, attenzione, Menati in corsia 2, però Vicentina molto bene in corsia 5, grande frazione di Enrico Balzemin. Al primo cambio avrei perso 10 euro perché la Vicentina davanti. Rientra la Roma Quacetosa, però davanti passa la Vicentina. Roma Quacetosa, Trieste Lecco Colombo. Attenzione che la Vicentina poi a Frivoli, Giambellini Santa Ca, una gran bella staffetta. Se cambia davanti è duro riprenderli. Cambio lentissimo per la Roma Quacetosa, dietro c'è Trieste, che in ultima frazione avrà Enrico Sancin, ma la Vicentina Carlo Santacà. Mamma mia che frazione dei ragazzi con la maglia arancio. Gran bella prova per Davide Giambellini. L'ultimo cambio. Vicentina davanti, poi Sancin per Trieste. Dietro c'è ancora Roma Quacetosa. Gran bella gara per l'Atletica Vicentina, gran frazione di lancio per Balzemin, tiene Frivoli che allunga, poi Giambellini e Santacà. Attenzione al rimonto di Sancin, Santacà è davanti, la vittoria per la Vicentina, ma se si volta ancora rischia di perdere. 32-02, vincono per mezzo secondo su Livorno, che mi sa che finisce seconda lì lì con Trieste. La Vicentina campioni d'Italia dopo la medaglia di legno dello scorso anno, il quarto posto. Aspettiamo l'ufficialità, Livorno era 1:32:53, quindi fuori tiro per la Vicentina, molto vicini con Trieste. Tanto questi risultati ufficiali della quarta, con studentesca Rieti 1:33:78, Centauri Pavia 1:34:62. Ricordiamo Livorno 1:32:53, Fiamme Gialli Simoni 1:33:39, sono i primi due tempi prima dell'ultima serie. Foto di ricordo intanto per Lorenzo Benati, che non ce la fa a fare doppietta. La doppietta l'ha fatta solo Veronica Besana in questo campionato, con due volte la seconda prestazione italiana di sempre, negli ostacoli e nella staffetta.